Buon pomeriggio e ben ritrovati per una nuova edizione del nostro TGL News. Il 2019 rappresenterà l'anno della svolta, lo ha annunciato questa mattina il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri durante il consueto e tradizionale appuntamento con i giornalisti che si tiene alla fine dell'anno. Quindi un'occasione per tracciare un bilancio del 2018 e per guardare agli obiettivi futuri. Ci saranno tanti cantieri importanti nella nostra città e poi sarà necessario individuare anche la sede dove costruire il nuovo ospedale di Piacenza. Intanto però ieri pomeriggio il Consiglio Comunale ha detto che l'addizionale IRPEF non verrà aumentata non solo nel 2019 ma anche nel 2020 e nel 2021. Decisivo il voto unanime dei 28 presenti in aula, un emendamento appunto del sindaco. Discariche abusive a cielo aperto, pesca senza licenza e altre irregolarità sono solo alcuni degli ambiti su cui si sono concentrati i controlli di Carp Fishing e dell'Accademia Cronos. 30 sono stati i verbali accertati, di cui 5 che hanno comportato anche il sequestro amministrativo, e sono state scoperte 3 discariche abusive nella provincia di Piacenza. Sarà Mariangela Spezia l'ospite dell'ultima puntata del 2018 di Nel Mirino, in onda questa sera su Telelibertà a partire dalle 21. L'imprenditrice piacentina si racconterà in tutto e per tutto al nostro direttore Nicoletta Bracchi, racconterà la sua esperienza da imprenditrice ma anche all'interno dell'associazione Il Pellicano, quindi il suo ruolo nella solidarietà. Cresce il numero di famiglie che nel distretto Ponente fa richiesta di un assegno di cura per sostenere gli anziani non autosufficienti nelle loro abitazioni. Lo scorso anno erano stati erogati 230 assegni per 450.000 euro, mentre nel 2018 la spesa è lievitata di 60.000 euro. Un altro appuntamento, sempre per quanto riguarda la programmazione di Telelibertà, questa sera da non perdere: a partire dalle 20.30 torna a Zona Sport, l'ultimo appuntamento del 2018, in studio con Marcello Tassi che conduce, atteso il campione di motonautica piacentino Alessandro Cremona, i runner Marta Miglioli e Demetrio Castignola e il delegato provinciale del CONI Robert Gianelli. Noi ci rivediamo più tardi, intanto buon pomeriggio.